Buongiorno a tutti amici, è 14 aprile 2019 e siamo in via Martiri d'Avola, al quartierino. Questa mattina andremo a rimuovere il blocco di pietra che è per terra, però vorrei fare un appello a tutti quanti. Vorrei che la cittadinanza fosse anche più attiva. Qui non è una questione di pagare le tasse o non pagare le tasse. Cioè, se è un macigno, se è una pietra, non è un macigno, è una pietra. Se una pietra sta a terra da un anno e associazioni o comitati di quartieri non si muovono, io credo che non vada bene così, in quanto, cioè, in un'associazione o in un gruppo o in un movimento o quello che sia, si presume che ci siano numerose persone, e se voi non vi attivate nella vostra zona, nel vostro quartierino, dove è, cioè, queste, credo che queste polemiche sterili non ci stiano da nessuna parte, a prescindere dall'amministrazione. Beh ragazzi, vedete, questo è il blocco di pietra citato nel post, e visto che poteva essere ricitato tra un anno e un giorno, un anno e un mese, un anno e due mesi, due anni, tre anni, quattro anni, questa mattina lo prendo io e lo porterò un po' a passeggio, lo butterò. Siccome ho visto che c'è un cantiere abbandonato qui a 20 metri, quindi questo gesto lo poteva fare a chiunque, perché qui, insomma, anche se è uno stezzo di quartiere, insomma, ci sono persone che abitano, c'è bisogno di più volontariato, c'è bisogno più di partecipazione. Questa non è una critica buttata così, è una critica costruttiva. A volte per risolvere i problemi c'è bisogno di poco. Dai, mettiamoci all'opera. Lo prendi così, mettiamo su carrellino e ce lo portiamo a passeggio. Ah, sì. Ce la portiamo a passeggio. Fuffi, andiamo? Ehi, non è che ci vuole tanto, solo un po' di partecipazione, ragazzi, anche per voi, per dove vivete, nei vostri luoghi, sotto le vostre case. Attivatevi, perché altrimenti non va bene, ma lo dico per voi, attenzione.